accantonando e abbandonando l'idea che questo tipo di articolo contenesse e continui a contenere un provvedimento molto innovativo e molto utile per il mondo della scuola. La ringrazio. Passiamo a questo punto agli altri relatori. Relatore minoranza Sell. Quindi il governo ovviamente, quindi il parere è conforme e quindi è perfetto. Relatore Sell. Prego. Colleghi, se liberiamo l'emiciclo, per favore. Unico emendamento. Ovviamente favorevole. Ringrazio. Su tutti gli altri ovviamente il parere si intende contrario a questo punto. Sono preclusi, ma il parere teoricamente va dato. Diciamo che tecnicamente si dà contrario su tutti gli altri. Lega Nord, prego. Parere contrario al 17.1 e seguenti. Sono identici, 17.1, 2, 3, 4, quindi lei dà parere contrario. Poi eventualmente mi dà il parere sugli altri. Relatore 5 Stelle. Sì, il nostro parere è favorevole, vorrei anche spiegare le motivazioni. Noi siamo sempre stati fin dall'inizio contrari a questo articolo, a questa misura del 5 per 1000 destinata alle singole istituzioni scolastiche. Questo perché anche nella Buona Scuola c'era scritto che le risorse stanziate dallo Stato non bastano più per finanziare il nostro sistema di istruzione e noi non possiamo che opporci a questa logica. Quindi siamo appunto contenti che questo articolo venga soppresso tout court, perché i soldi per l'istruzione pubblica devono essere stanziati dallo Stato. Si trattava peraltro di una misura fortemente iniqua, che appunto il 5 per 1000 era destinato alle singole istituzioni scolastiche, quindi chiaramente si andava ad allargare la forbice tra le scuole situate appunto in territori avvantaggiati e le scuole invece situate in territori più difficili e svantaggiati. Quindi noi fin dall'inizio avevamo cercato di sopprimere questo articolo oppure di emendarlo, nel senso che venisse creato un fondo a cui destinare queste risorse, che poi venisse ripartito in maniera equa fra tutte le istituzioni scolastiche, possibilmente destinando di più laddove i fondi servono di più. E neanche le modifiche che sono state fatte in commissione, quindi di destinare l'80% alle singole scuole, il 20% a questo fondo perequativo che veniva poi distribuito nei territori più svantaggiati, appunto non era sufficiente. Quindi siamo contenti appunto che questo articolo venga soppresso e la consideriamo appunto anche una vittoria del Movimento 5 Stelle. Grazie. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Palmieri. Prego. Grazie Presidente, noi siamo contenti del fatto che la maggioranza e il Governo abbiano accolto le sollecitazioni che abbiamo fatto in Commissione, ponendo l'indice su queste tre criticità di questo articolo. Come ho detto in chiusura di mattinata, noi da sempre siamo storicamente a favore di tutti gli strumenti di sussidiarietà fiscale, siamo quelli che hanno inventato il 5 per 1000. Nella finanziaria del 2005. E quindi da questo punto di vista avevamo sottolineato fin da subito i pericoli che una norma fatta male come questa portava contro gli enti del terzo settore e contro l'istituto del 5 per 1000, che è diventato una felice e positiva tradizione di sussidiarietà fiscale e democrazia fiscale nel nostro Paese. Allora da questo punto di vista ritengo che sia effettivamente